Sì, nasce dalla mia grande passione per la musica. Quindi ovviamente l'ho pensata da subito come una sospensione che doveva iniziare da una parte molto sottile per poi finire in quella che è la parte iconica, classica dello strumento stesso, dove si andava a inserire alla fine quella che è la sorgente luminosa che permette di diffondere poi la luce in maniera omogenea, però allo stesso tempo illuminare anche quella che è la parte semitrasparente del vetro e quindi far capire che si sta parlando appunto di vetro e non di altro materiale. La bellezza di questo prodotto è che tu puoi anche presentarlo in altezze differenti, anche con colori diversi tra di loro. Sì, viene presentata in 3 colorazioni e 4, anzi con l'ultima, la novità del cristallo Rigadin. I colori scelti sono stati il nero, il grigio e il bianco. E la difficoltà poi non sta solamente in quella che è la dimensione, ma anche dal fatto che è formata da 5 strati di vetro. Quindi i 5 strati corrispondono al cristallo, al colore scelto, che potrebbe essere in questo caso il nero, un'altra mano di cristallo, il bianco e poi il cristallo. La difficoltà sta proprio nel riuscire a renderlo il più sottile possibile e soprattutto l'omogeneità dello spessore, che deve essere identico dalla parte più sottile fino alla parte più ampia dal lato opposto.